Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi porto il seguito e sarà l'episodio 36, anche se a dire la verità dovrebbe essere il 35, quindi un episodio capolavoro, ma non sono arrivato a questo punto da dire che questo sia un capolavoro. Praticamente continuiamo la recensione di quello che ha dato il via a questa serie su YouTube, cioè Vox Machina stagione 2. Al solito io giudico in base a tre cose. Come ho detto, quindi questo sarà l'episodio 36, il 35 sarà la prossima settimana, quindi ci sarà un dislivello di numeri, ma sti cazzi. Comunque, partiamo dal fatto che la trama era già stata un pelino preannunciata dalla fine della prima stagione, con l'arrivo dei draghi e tutto il resto, insomma. Succede il panico, i draghi praticamente formano questa alleanza in cui, con cui vogliono conquistare il mondo e quasi ci riescono, e loro devono cercare queste armi magiche della Madonna e vengono esplorati molti personaggi, quindi sono contento di questa cosa. E niente, questa è più o meno la cosa fino a che non trovano le armi per sconfiggere. Livello di trama che comunque mi aspettavo, secondo me è molto prevedibile, non sono stato sorpreso da nulla, sono stato soddisfatto, ma sorpreso sinceramente no, perché cioè io ve lo dico, puntata per puntata sapevo già cosa stava per succedere e ci ho azzeccato sempre, è prevedibilissima questa cosa, anche se non per forza è un difetto. E quindi, detto papale, la seconda stagione è una, come posso dire, un preambolo della terza, che ci sarà la guerra finale della Madonna e può darsi una possibile fine proprio della serie. Può darsi, speriamo di sì, perché le serie troppo lunghe sappiamo come vanno a finire. Quindi, come trama, io devo dire tranquilla, un 8. Ci può stare. Questa recensione penso sia abbastanza veloce, perché comunque c'è poco da dire, perché è bella da vedere, ma c'è anche poco da criticare, secondo me. Non mi sento da dover fare una recensione da 20 minuti come ho fatto per altri video. E passiamo ai personaggi. I personaggi che vengono esplorati di più qui sono praticamente tutti gli altri che non sono stati esplorati nella prima, quindi tutti a parte Percy, perché gli altri nella prima pure non vengono esplorati chissà quanto, cioè Vax e Vex, la storia del padre, la tizia gnoma chierica incontra il nonno, il tizio fico barbaro incontra il suo vecchio clan, insomma tutti quanti vengono esplorati un po' meglio. Il bardo che scopre una cosa che non posso dirvi altrimenti è spoiler, che fa ridere. Ci stanno, anzi esplorazione dei personaggi di gran lunga migliore anche a quella della prima stagione, infatti. Quindi io gli do un bel 10 per questo, assolutamente sì. Ok? E passiamo all'obiettivo. L'obiettivo sinceramente, secondo me, è soggettivamente non è il massimo, però oggettivamente devo rispettare le scelte comunque di coloro che hanno creato questa serie. La serie si vede lontano un miglio, che è, come ho detto anche nella prima stagione, ma qui proprio si vede ancora di più, che è proprio puntata non alla narrazione di una serie televisiva, ma è puntata proprio a un dei ragazzi che giocano a D&D. O vabbè, insomma, Critical Role, che tecnicamente è il gioco di ruolo su cui si basa questa serie. Però ragazzi, questa cosa io a livello visivo, a livello soggettivo, lo dico, l'ho accusata un bel po'. Perché purtroppo, secondo me, rovina un po' la visione il dover sentire ogni due secondi cazzo. Cioè, ci sta la battutina, cioè si possono vedere tranquillamente in due modi distinti
il personaggio e il giocatore che c'è dietro al personaggio. Per tipo per Grog, che è il barbaro, c'è il pezzo in cui lui fa il personaggio tutto quanto incazzato, magari che poi boom, il giocatore dice una battuta che non c'entra un cazzo con il contesto, che fa ridere. Per chi gioca come me anche a giochi di ruolo ci sta, la capisci? Ma a livello di narrativa stona un po' dopo la ventesima volta che me lo metti in un minuto. E soprattutto anche un occhio a coloro che hanno adattato il doppiaggio di questa serie, che non mi puoi tradurre ogni fuck che viene detto, perché noi non siamo come gli americani, che abbiamo solo fuck per dire le cose, ok? Ne abbiamo 10.000, non mi puoi tradurre tutti i fuck con cazzo. Metticelo qualche merda, metticelo qualche esclamazione porca puttana, cose che ogni tanto mettono. Però veramente io ho sentito frasi in cui cazzo, ma che cazzo stai dicendo? Cazzo, che cazzo, cazzo, cioè, ragazzi, ok, quello che vi pare, ma un po' meno. Quindi come obiettivo, secondo me, come opera anche originale, quindi senza il doppiaggio, io gli metterei un bel 9, perché mi hanno portato una serie che ti fa proprio sembrare, cioè ti fa pensare di essere dentro a una volata. Però a livello appunto con doppiaggio e tutto il resto, a me soggettivamente, quindi il voto rimane nuovo 9, però soggettivamente alcune cose hanno dato leggermente fastidio. Anche se sono stato gasato, sono stato soddisfatto da questa nuova stagione, la consiglio assolutamente. Voto finale 9 e ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio della seconda stagione di Vox Machina.